Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E direi che questo è il primo video dopo quasi 2 mesi, perché la mattina era freddo e con la scuola non avevo proprio voglia di fare niente. Ma adesso che è passato Natale, ci sono le vacanze e non faccio comunque niente, ma ho voglia di fare niente, di fare quel niente, riprendiamo a fare i video. Come riprendiamo? Riprendiamo in maniera semplice, con una classifica, cioè roba che si fa tranquillamente in 5 minuti, che poi non saranno 5 minuti. Che tipo di classifica sarà? La classifica dei 5 tipi di navi più forti secondo me in Cancolle. Ho valutato questa scelta in base a quanto tempo ho giocato e penso sia abbastanza corretta. O almeno spero. Poi, se voi non siete d'accordo, ditemelo. Cominciamo con il quinto posto. Gli incrociatori leggeri. Perché ho messo gli incrociatori leggeri? Perché praticamente sono dei cacciatorpedinieri dopati. Dei cacciatorpedinieri maggiorenni, diciamo. Cioè, perché uno dovrebbe scegliere un cacciatorpediniero invece di un incrociatore leggero? Non lo so. Hanno, cioè, possono avere gli stessi equipaggiamenti, hanno statistiche più alte e possono fare sia la cutin dei silurghi di notte che la cutting di giorno, se gli metti un aereo, una cannone normale e uno secondario. Cioè, io non so perché la gente non li usa. Cioè, dai! Non ti stanno simpatici perché si chiamano leggeri? Non lo so! Ma penso che fu un cacciatorpediniero e un incrociatore leggero, scelgo un incrociatore leggero. Meno che non sia Yudachi, ma lei è su una categoria a sé. Cioè, non è un cacciatorpediniere, è troppo OP. Comunque, dai, diamo dignità agli incrociatori leggeri. Non capisco perché la gente non li usi. Quindi, quinto posto, meritato agli incrociatori leggeri. Se lo merita, il quinto posto è il loro. Bene, quarto posto. Perché non mi sta andando avanti con la tastiera? Brutta bagascia. Tocca andare avanti così. Incrociatori pesanti. Incrociatori d'aviazione, scusate, per il quarto posto. Ho messo solo Mogami perché è l'unica che mi piace e anche l'unica che Allora, perché dovrebbe scegliere un incrociatore d'aviazione al posto di un incrociatore pesante? E ci ho pensato tanto di essere, infatti volevo mettere gli incrociatori pesanti. Poi mi sono detto, ma gli incrociatori pesanti non lanciano gli aerei. E con l'aggiornamento che hanno fatto, mi pare, l'anno scorso, se tu non hai gli aerei, sei un pezzente. Perché c'era quella cosa del vantaggio aereo che una volta, sì, c'era, ma te ne fregavi. Dall'anno scorso, se ce l'hai, diventi un mostro. Se non ce l'hai, perdi. Proprio in maniera spicciola. Quindi, un incrociatore d'aviazione che ha di solito gli stessi cannoni di un incrociatore pesante, sì dai, perché Mogami c'è, cioè non è Kainé, ma se la paragoni con incrociatori pesanti, Kai come lei, la potenza di fuoco c'è, è lì. E poi hanno anche un sacco di contrarie. Mogami no, perché non lo so perché c'è questo razzismo, però tipo Tone e Chikuma sono P di contrarie. Sto morendo. E poi anche il fatto che lanciano gli aerei che fanno comunque danno e possono anche colpire i sottomarini. Secondo me i concettori di reazione sono più utili dei concettori pesanti. Comunque, di poco, è perché ero molto indeciso qua. Cioè, adesso andiamo al terzo posto. Ora non so come tradurlo in italiano. Incrociatori di siluri, cioè meglio non so fare. E ho messo solo Kiso per lo stesso motivo di prima. Non perché ho solo lei, ma perché è l'unica che non mi fa. No, è l'unica che mi piace. Cioè, guardatela, come fa a non piacere? Cioè, dai! Allora, perché gli incrociatori di siluri sono migliori di incrociatori leggeri e incrociatori d'aviazione? Per un semplice motivo, hanno i siluri OP e i siluri sono già OP di loro nel gioco. Se li lanci prima sei ancora più OP. Se hai tipo 130 di siluri diventi ancora più OP. Attaccano prima dell'inizio della vera battaglia. Poi
durante la battaglia. Dopo con i siluri ti fanno pure le catene di notte. Cioè, perché uno non usa queste navi? Perché sono tre in tutto il gioco. Abukuma non conta. Perché se controllate non è incrociatore di siluri. Resta incrociatore leggero. Però è la vocina rompine. E dà fastidio. Sono OP. C'è una cosa impressionante. Poi Kisu mi piace anche molto di più di Kitakami perché ha più contraerea, ma poi ha una spada, vuoi mettere? Dai. Per favore, Kitakami, ma per favore. Dunque, non siamo qui a disquisire su chi sia la nave più carina, ma siamo qui a disquisire sul tipo di nave più utile. Quindi direi che al terzo posto io pongo l'incrociato Grisiluri, termine molto italianizzato, ma Torpedo Chrysler non sapevo come tradurlo. Ok, sì, prime tre posizioni le ho pensate abbastanza, ma sulle prime due sono stato fermamente convinto da prima di fare questo video, che quei due erano i tipi di navi più forti. Lo siete anche voi, perché sono rimasti due tipi di navi. I sottomarini sono a parte, facciamo una citazione sottomarini, che l'unico loro scopo di esistenza è prendersi le botte, altre due, e essere fortemente sfruttati per una quarantina di benzina al 2-3, che non ci fai niente. E il Marguyu serve per aumentare la forza, è nata per morire quella lì, perché se guardi le statistiche, c'è un sottomarino, dici, c'ha statistiche che fanno pena, però se la cap, Marguyu no, che è inusabile, non mi ha mai affondato nessuno, però le botte le prende bene. Ora che abbiamo citato i sottomarini, passiamo al secondo posto di questa classifica. Le corazzate veloci. Ora, perché uno dovrebbe scegliere una corazzata veloce? Prima cosa, perché se hai tutta la flotta veloce ti aumenta l'illusione. E già questo con le corazzate utili perché hanno tipo 40, 50, ma ci arrivano anche a 60. Però di media non ce l'hanno molto alta. Poi consumano di meno di una corazzata normale. E poi le corazzate normali nel gioco sono due. Ma vabbè. Infatti una volta le corazzate normali potevano mettere il proiettile rosso, quello lì, figo, che aumentava il danno. Da quando hanno fatto aggiornamento, mi pare anche questo dell'anno scorso, lo possono prendere, mettere anche le corazzate veloci. Quindi perché usare una corazzata normale? Non ha più il minimo senso. E anche il perché non usare una corazzata d'aviazione? E ci ho pensato su questo fatto. Però no, non c'è quel feeling con le corazzate d'aviazione, non so perché. Cioè mi piacciono 2 su 4. Ce lanciano gli aerei, una cosa bella. Però manca qualcosa. Manca quel qualcosa che le corazzate veloci ti sanno dare. Non lo so cos'è. Se voi mi mettete una corazzata versione, una corazzata normale, o anche corazzata corazzata, Musashio Yamato, o una corazzata veloce, io scelgo una corazzata veloce. Sì, dai, tutte. Non facciamo razzismi fra le corazzate veloci. Cioè, già solo a vederle, si vede che fanno male, dai cannoni che hanno. Cioè, volete non usare una corazzata veloce? Cioè, dai. Hanno corazza alta, vita. Sì, ci sta. Magari qualche corazzata da più, ma non gli serve. Poi, cannoni sono lì, hanno le crinie, quindi le corazzate le arrivano e le superano anche le statistiche di cannoni. Contraerea uguale. Cioè, dai. Corazzate veloci tutta la vita. Comunque. Non sono al primo posto. Perché non sono al primo posto? Perché al primo posto c'è quel tipo di nave che non è che ti salva la faccia. Ma cioè proprio da quando hanno fatto l'aggiornamento l'anno scorso, tu se non le hai, perdi. E le ho messe tutte e tre. Portaerei, portaerei leggeri, portaerei corazzate. Perché da quando c'è sta cosa della superiorità aerea OP, tu con le portaerei ci fai la flotta. Ho visto gente che usava solo 6 portaerei, una cosa impressionante.
Quelle potrei solo sapere perché o mancano il bersaglio, ci sta, oppure fanno tipo 200-300 di danno per botta. Cioè non è che conoscono le vie di mezzo. Cioè prima di iniziare la battaglia vanno lì, lanciano gli e ti fanno le doppie, le triple, tranquille. Poi lo combattimento normale, agano. Ecco, di notte non attaccano perché sono in PvP e se lo sono chiesto anche i programmatori, poi mettono Graf e Zeppelin e vaffanculo tutto! Agri anche la notte con le portaerei! One shottano le corazzate, aprono qualsiasi cosa sulla loro strada. Non vengono giù con due colpi perché ce l'hanno la corazza, ce l'hanno! Non sono tipo i cacciatopiedi che dici, vabbè, fanno le silurate OP, ma con un colpo muoiono, le portaerei no! E poi, perché le portaerei sono migliori delle corazzate? Perché con le corazzate fai un primo turno e un secondo turno, cioè andata e ritorno, perché la flotta con le corazzate la devi asfaltare, cioè questo obbligo. Con le portaerei no, quindi con le portaerei ti puoi fare anche una flotta, adesso ci metti due cacciatorpedinieri, tre cacciatorpedinieri, perché tanto sai che più di una bandata non te la fanno, meno che non c'è una corazzata nemica. Ma invece con le corazzate devi starci più attento perché c'hai due mandate per forza, quindi più possibilità che i tuoi poveri cacciatorpedinieri minorenni vengano colpiti e stuprati. Poi le portiere, cioè, hanno quel qualcosa. All'inizio tipo, le guardavo quando conoscevo, dico, no, mi fanno schifo, tranne Tyro perché è l'unica figa. Cioè all'inizio così, poi dopo ho cominciato a giocare, ho cominciato a usarle, mi sono detto, porca miseria, queste sono OP. Ma è vero che sono OP, cioè ci stanno. Che poi sono andate le flotte normali. Cioè vedi che c'è sta portiere enorme con tutte le navette che la difendono. Perché la difendono? Perché è OP. Invece il gioco non è che si fa difendere, è lei che difende. Da quanto è OP? Cioè, non lo so, secondo me le portiere proprio primo posto meritato. Cioè, se lo meritano. Cioè non è che tu dici c'ho una barchetta, sono corazzate. No, le portiere sono il futuro, consumano anche di meno. Portaerei OP, stima per le portaerei, dall'aggiornamento dell'anno scorso, perché se no pure dell'anno scorso, che la cosa da supersedere non contava niente, e l'esperienza degli aerei, se vi ricordiamo, hanno aggiunto anche quella, da quest'estate anche quella, ancora più OP, no, una volta il corazzato, sì, sono d'accordo anche con voi. Comunque, il video è finito, fatemi sapere se siete d'accordo o no, e arrivederci.